Questo posto per me è stata una salvezza. Perché se non c'è come questo posto, ero fuori a dormire. Purtroppo dopo la separazione si va incontro a certe situazioni che non sono belle perché ci si trova fuori casa. Ho due figli grandi, abbastanza grandi, ma il rapporto con loro è buono perché ogni tanto ci sentiamo, chiaramente loro hanno la loro vita e quando vado a salutarli sono contento perché si ricorda che quando erano piccoli loro io facevo anche divertire molto, molto più di quanti altri papà non l'hanno mai fatto. Ecco. Il rifugio è stato aperto nel dicembre del 2011 per dare risposta a quelli che erano i bisogni dell'area grave emarginazione della Caritas. Nell'arco di questi 5 anni di apertura sono passati dal rifugio circa 1100 persone. Questo posto per me è stata una salvezza. Perché se non c'è come questo posto, ero fuori a dormire. Io sono un libero professionista, lavoro da solo da tutta la vita. Ho iniziato nel 1981. La mia figlia grande mi ha chiesto di venire a vivere a Milano. Sono stato suo ospite per circa 3 mesi, poi è successo un disguido, diciamo così, con il marito di mia figlia e mi sono trovato senza la casa in affitto e senza un posto dove stare. Le persone che arrivano qui al rifugio sono sia italiani che stranieri, maggiorenni. Questo vuole essere un luogo dove le persone ripartono, non è un punto d'arrivo ma un luogo da dove partire per un reinserimento sociale, lavorativo e abitativo delle persone che vengono inviate o che vengono prese in carico dai servizi sociali. È la prima volta che mi trovo in questa situazione, chiaramente sto cercando di andare a ritornare ad avere un'abitazione mia. La cosa più bella che sarebbe essere autonomi. Mi trovo anche in posizione di poter migliorare, di andare avanti con un pochettino di idee un po' positive, non lasciarmi andare perché lasciarsi andare è una cosa brutta. Andare avanti con un prospetto, qualcuno che suggerisce anche, e andare avanti con un'idea chiara, di andare avanti bene perfettamente pulito, nel senso della parola e dei fatti, è qualcosa di chiaro che c'è. Sono sicuro che arriverà senz'altro.